I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the Tahoe closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a questa terza puntata di House Music. Come sempre, House Music nasce come programma in tema per restare a casa, quindi abbiamo in connessione i ragazzi, un attimo che vi passo la linea. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao, ciao Saverio, allora siamo pronti per quest'altra puntata, è una puntata... queste settimane siamo molto fortunati, Saverio, perché pur restando a casa abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanta gente che ha la passione della musica. Questa serata nasce con l'intento di far capire alla gente che poi dopo tutto stare a casa non è poi così male e che comunque si può fare musica, ci si può divertire insieme stando a casa. In queste sere ovviamente tutti stiamo sperimentando quella tecnologia che non abbiamo mai utilizzato, dalle videochiamate alle connessioni con cugini lontani o amici che non sentivamo da tanto tempo. E questa sera con noi abbiamo quattro amici che sono con noi e hanno voluto dedicarci la loro serata. Io li presento, partiamo da Luigia, Ilenia Ciociola. Ciao, buonasera Luigia. Buonasera a tutti. Come stai tu? Bene? Bene, bene. Ormai ci siamo abituati a stare in casa, lo sai? Abbiamo costruito il nostro spazio, quasi come si sta bene. È vero, è vero. Ricordiamo sempre anche i gruppi, perché Luigia suona per diversi gruppi, dai Terranima agli Wild, agli Acoustic Trio, quindi magari sarà qualche tutto, era appunto per Ricordo a tutti che è possibile commentare la diretta che stiamo facendo in questo momento. Quindi se volete commentare in diretta, perché è un modo virtuale per fare degli applausi a questi cantanti che ci canteranno delle canzoni, quindi datevi da fare con i commenti. Passiamo al secondo, Michele Usculer, chiamiamolo, lui ha detto che preferisce essere chiamato Usculer, è vero? Eh sì, È perché il mi tuo conoscono nome tutti. Come, scusi? No, d'arte. È il tuo nome d'arte. è il mio soprannome di famiglia. Di arte io ne faccio poca. Giustamente, giustamente. Tu da dove sei collegato adesso? No, ora da casa, finalmente sono No, da che tornato. paese? Da che paese? Grazie a... Da Vico del Gargano. Ah, perfetto, ma lì c'è la neve. In foresta sì, qua no, qua non tanto attacca perché è più basso. Ok, perfetto, perfetto. Tiziano, ma già stanno arrivando una miriade di messaggi per Michele. Te ne sei È vero? accorto? Io li Insomma, leggo, li sto già vai, leggendo. li leggiamo, finiamo la presentazione e poi li Sì, iniziamo a sì, leggere sì. per tutti. Allora, salutiamo anche Angela Rita Ferrandino, Agidea della Idea Band. Ciao, buonasera a tutti. Un Ciao. saluto lo faccio ai miei compagni di viaggio musicali che in questo periodo purtroppo non possiamo vederci, quindi è complicato. Luigia forse mi darà conferma. Non fare le prove fino alle 10, alle 12 di sera è complicato. E quindi mi mancano molto, gli mando un bacio. Brava, bravissima. E poi finiamo con il bello della compagnia di oggi. Davide Ognessanti, l'uomo più ricercato non dalle donne, ma dalla polizia. No, scherzo. Ciao Davide, lui si chiama un La la minore. minore, che è in dialetto di La minore, è una nota. Bravo, bravissimo. Perché hai scelto questa Ho nota? scelto perché me l'ha dato, dal quadro si vede, me l'ha dato mio cugino, suonavamo, e i primi due accordi che si fanno alla chitarra sono Do maggiore e La minore. Per me lui era Do maggiore e io ero La minore. Poi tra altri, La minore, La minore, La minore. È rimasto questo. Perfetto. Allora, io inizio a leggere un po' di commenti e ripeto, invito tutti a commentare da Nicola Totrom che fa una bella stesa all'Usutube.
hanno scritto Bambe Mele, Libera Balsamo, Lara Guerra, vai Michele, tantissimi ovviamente, e poi ci scrivono Domenico Pennella, Michele, ma sei di Monte o sei di Vico? Abbiamo già risposto, è di Vico, e poi dopo No, scriveremo gli no, no, altri. scusa. Qui c'è Vai. Io una lotta. sono di Monte Sant'Angelo, abito a Vico, mo, diciamo un fatto Bella, mio. bella, bella, appunto. Allora, questa è una serata dedicata alla musica, quindi partiamo subito con la musica e con Luigia. Vai, Luigia, cosa ci canti? Allora, io ne volevo approfittare di questa giornata particolare per omaggiare, senza presunzione, senza niente, omaggiare la cantante italiana per eccellenza, la cantante italiana con la voce, la grande Mina. Oggi suo compleanno e compie 80 anni. E, avendo la voce di Barry White, mi sono dovuta adattare a una delle sue poche canzoni che più si possono fare e ho scelto L'importante è finire. Vai. Magari sono a casa, si possono fare questo lento e possono farsi questa ballata sensuale. Sì, noi anche l'altra volta abbiamo detto che noi invitiamo a vedere questo programma, magari con un bicchiere di prosecco, seduti sul divano, godersi Anche un po' di un bel musica. bicchiere di vino rosso va bene comunque, Tiziano, Bravo, che un non sia bicchiere anche di una birra. Peroni, qualcosa Basta che che non accompagni. ubriachi, però, insomma, una cosa delicata. Vai. Ok. Bravissima. Vai, qui nel frattempo sono arrivati centinaia di commenti. Allora, vai Gigia, facci sognare.
sei tu la tizia di Manfredonia, vai Luigi a Simona Totaro. Poi ci scrive Pietro Sant'Angelo per Michele. Michele, ci fai open cut? Poi e mangiate già. Poi domani. Poi Francesca Laureola di Gennaro. Luigi, facci sognare. Per le mie amiche che sono lontane, chissà quando ci rivedremo, un saluto a tutte. Angela Martina Giorgio, adesso apro piano la porta, scritto. E ce ne sono tanti altri. Tiziano, però vogliamo ricordare che stiamo oggi abbiamo diversi generi di musica, che va dalla musica pop, dalla tradizionale con Michele, con l'hip hop. Rap. È quello che abbiamo voluto fare, mettere un po' di generi diversi, perché poi dopo tutto non fa male metterli tutti insieme. Allora andiamo avanti con Michele. Michele, tocca a te. Tu sei un cantante proprio di musica popolare. Ma quella è una, quella è una chitarra battente? Sì, ora te la faccio vedere. Questa è la mia chitarra battente, vede? Ah, bellissima. Bellissima. Sì. È la mia compagna di viaggio, spica. Oh, oh. Vai. Faccio lì tipo un computer, una bot. Ok. Vai, allora Michele, è tutto tuo, tutto questo momento è tutto per te. Vai. Questa è la dedico a tutti i miei compagni che purtroppo non abbiamo potuto suonare insieme per tutto questo tempo, però non vi preoccupate, che mo che finisce tutto, scuffulemo mon. Vado? E quando chiù batteva e chiù un coro giambu quemba, bella, bella, bella.
quando balla la tarantella ci siamo la contenta, quando sono in castagnola ci siamo tutto tu, quando mi non lo vado sto che tu, ma cucina cito cito mi acciappe l'amore tu, quando a volte dei adestri strisce sempre a me, la tempeccia scatene degli acqua d'amore mi innamore, e la tempeccia scatene degli acqua d'amore mi innamore. Grandissimo, grandissimo davvero. Bravissimo Michele. Michele, ti sono arrivati tantissimi, tantissimi Tiziano, messaggi. Voglio solo ribadire una cosa, ahimè le connessioni sono ultra, ultra sovraccarico su Skype, quindi se qualche pacchetto si perde durante la diretta non datecene colpa, ma in questi giorni c'è un caos totale sulle linee. Comunque... Ma comunque la sensazione è la passione che traspare da Michele, da Usculer, e arriva tutta, non si è perso neanche un pacchetto. Allora, ti scrivono ovviamente in tantissimi e ti dicono, ovviamente c'è qualcuno che ti spot e dice Giuseppe Viemondese, dice Usculer, si umegg, poi ti scrivono Michele Caccia da Migliano sul vino rosso, faccio vedere un Felipe Sgambati. Poi ti scrivono che ci stanno seguendo anche dalla provincia di Bari. C'è anche qualcuno che ha scritto Macchia è con te poco prima. Matteo Lauriola, Vambe Michele, Giuseppe Guidadam, Michele addica l'aste di Capre. Poi dicono Nicola Totaro ti scrive Michele una bella stesa all'usitude, insomma. E poi ancora Domenico Scherzo Forte, Giuseppe Guerra vai in Bebeche, anche grazie a B. White vai Michele, sei un mito, scrive Ada Angelo Gelotto, sei forte Michele, complimenti, insomma ne sono tantissimi, una valanga, quelli che diciamo dopo. Allora andiamo no, di amici ce ne abbiamo tanti, Benedict. Visto. Michele sarà open cut caffè tu che sa pro. Comunque Michele, io ho pensato una cosa a Usculer, che secondo me il tuo genere andrebbe mixato con il genere di Davide per fare un rap popolare, secondo me un rap popolare. I No Fang lo fanno con i Sud Folk. Bravo. Sì, bravo, bravo. Allora andiamo avanti con Angela. Preferisci che ti chiamiamo Angi? Sì, vai, per gli amici è più comodo. Allora, tocca a te. Allora, io ho scelto un brano, in realtà mi sono ispirato un po' stamattina perché quando mi sono alzato avevo troppo freddo. Allora ho scelto Il mare d'inverno, che è scritto dalla penna fantastica di Enrico Ruggeri, ma poi interpretata dalla fantastica Loredana Bertè, Il mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero scritto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole vecchi gabbiani, ed io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai considera. Chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade, dove la pioggia d'estate non cade, ed io che non riesco nemmeno a parlare con me,
trascinarmi via. Mare in mare, qui non viene mai nessuno a farmi compagnia. Mare in mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Mare, 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 mare. Mi manca troppo il mare, ragazzi. Grandissima, brava, brava. Tiziano, puoi leggere qualche messaggio? Ce ne sono una miriade. Hai l'audio disattivato. Tiziano, ti abbiamo perso. Oh, c'è Vincenzo Marino che ti scrive Angie col cuore. Poi ti scrivono, ci scrive bravissima Margherita Pacilli, bravissima Angela, che voce. Grazie. Angela, complimenti. I veri talenti del Gargano, bravi Giovanni Riccardo, bravissimi Michele Balzano. Balzamo, ad Angela Gellotto, bravissima Angela. Giuseppe Zerulo, ti mando un cuore. Rita Trimigno, bravissima, ti mando un bacio grandissimo. E poi ci stanno dei messaggi anche. Poi Jonathan scrive: Angie, Dea, vogliamo qualche history hit degli OHM. Dobbiamo rispolverare un capitolo molto indietro, però non dovrei essere da sola. Poi ci sono dei messaggi per Davide, insomma, ovviamente ti saluta. Sì, è uno degli uomini più attesi stasera, dopo Michele però. Cioè, addirittura c'è anche Nicola Prota che dice che non è uscito per vedere a te. Non è uscito, non potevo, cioè... Poi ci scrive Emanuela Piacola, se potevo già prenotare il taglio di capelli per il 10 maggio. Stiamo prenotando per il 2022. Poi Emanuela Pia Carmone scrive che ci sta seguendo da Cantù. Un abbraccio a mia cognata che è lì in Lombardia, nella zona di Como, e anche alle mie nipoti. Poi Michele, ti scrivono, c'è un tuo amico che dice che quando finisce farete una bella suonata e una bella pubblicità. Bellissimo. C'è una bella cosa, Michele, c'è un... Maese che scrive: Michele, tu sei l'antidoto di tutto questo brutto momento che ho passato. È una cosa bella. Davide, tocca a te. A proposito di antidoto, ma aveva fela un bucchino di vino prima di cantare, proprio per l'antidoto, perché stai un po' cassecchiato in canna. Comunque non fa niente, non abbiamo fretta, tanto mo tocca a Davide. Vai, Davide. Allora, Davide, vado. Vai.
Io faccio un pezzo mio che è uscito l'anno scorso, che ci tengo tantissimo, anche perché l'ho fatto con un ragazzo di Monte Sant'Angelo che io non solo ammiro, ma per me è una di quelle persone che amo, che si chiama Verso, che fa parte di tutto il gruppo No Fang. Però la seconda strofa, siccome lui non c'è, faccio io un'altra mia. Siamo... Si sente, sì? Sì. Grande. Fari spenti attorno a me vorrebbero contrastarmi, mani sporche di pensieri poggio a terra le mie armi. Non riesco a parlarti, non riesco a calmarmi, resto in bilico su un filo stretto retto da sti quarti e scappi. Perché ormai quello che sai fare, faccio spesso la parte del pezzo, resto un giullare. E sai cosa significa amare? Egoista, tra sti pervenisti, mo lasciamo stare. Mo che mi rimetto a letto, spengo ciò che ho dentro, spengo il mio cervello, spengo tutto e svengo. Vengo perché ormai da solo è meglio, sveglio, immergendomi tra i suoni e gli accordi di un altro pezzo. Scherzo, perché il sorriso non lo perdi, perché il buio già l'ho visto e sai che amo le mie vesti, perso nei miei testi e in tutti i miei complessi. Cerchi bene tra i miei versi persi a causa dei miei screzzi. Vivo nella mia tranquillità, dove il singolo respiro per me è musica, dove il suono più profondo è quello della libertà, ed ogni giorno vivo una giornata unica. Vivo nella mia tranquillità, dove il singolo respiro per me è musica, dove il suono più profondo è quello della libertà, ed ogni giorno vivo una giornata unica. Ago indelebile su pelle lascia il segno, il graffio di uno sbaglio, riempio di esperienze quest'altro bagaglio e veglio, senza restarci dentro, è un vuoto che ricolmo con lo stesso sentimento, è un altro taglio, è un altro abbaglio, un altro viaggio, un altro scoglio, è un altro ostacolo che ho intorno, ma è solo un altro giorno, è un altro corpo involto ed in corpo. Rincorporo e poi resto disinvolto a questo scontro. Apro il frigo e come sempre non c'è niente, solo fermenti lattici e le stesse robe vecchie. Annuso che nell'aria c'è sto odor di sigarette, che bella come sei mi torni in mente. Riprendo pezzi di Battisti, fatto in citazioni da ste parti, visti e poi rivisti, scritti sotto questi scatti. A tratti, ma tu non riparti, ti incarti, intono canti, intanto tu manco ti vanti, manchi. Vivo nella mia tranquillità, dove il singolo respiro per me è musica, dove il suono più profondo è quello della libertà, ed ogni giorno vivo una giornata unica. Vivo nella mia tranquillità, dove il singolo respiro per me è musica, dove il suono più profondo è quello della libertà, ed ogni giorno vivo una giornata unica. Danilo Bormani alla chitarra. Grazie mille. Vai, vai Davide. Grandissimo Davide. C'è, c'è una tempesta di messaggi per te. C'è Angela Martina Ciocciola che scrive: Davide, sei il più bello di camera tua. Davide, ti saluta Paola. Poi c'è Paolo Vigone che scrive: da Milano in piedi sul divano solo per Davide. E poi ti scrivono: spengo il mio cervello, spento tutto e svengo. E ovviamente Giussi e Matteo Falcone, bravo. E Fabio Di Matteo scrive: ciao Davide, ciao, la seconda strofa di La Meneur è poesia, troppo grande. Poi Michele Bottalico vi saluta tutte e quattro e dice: un quartetto musicale molto variegato, grazie al Sipontino per questi appuntamenti, ci piace, vi abbraccio tutti. Ciao Michele. Ovviamente ci sono molti messaggi anche per ognuno di voi, per ognuno di noi c'è Matteo Salutare, posso salutare Maurizio Zambino che mi ha scritto poco fa, ho letto nei vari commenti, ha detto: Saverio dov'è? Ecco qui, ciao Maurizio. Nel frattempo mi sono fornito anch'io di uno spritz, vedo anche Michele. Ho visto... A me è vino rosso, un rosso è troppo forte, capito? Un rosato, però... Io lo spritz che mi ha fatto Rossella, la mia fidanzata, eccolo qui. Allora,
Michele, ti chiedono qui che devi parlare di più, ti dicono che devi parlare di più, perché ci sono molti dei tuoi follower qui. Noi ricordiamo che tu ti possono trovare su Instagram con Usculer, e ovviamente sei diventato in questo periodo, sei diventato molto ricercato. Per il tuo... L'altro giorno stavo seguendo la diretta della nascita del tuo vitellino. Come l'hai chiamato alla fine quel vitellino? Aspetta, quale? Quello che è nato il giorno di San Giuseppe. È Pop Ned, poi vabbè. Noi avevamo proposto... noi sotto avevamo proposto Zeppola, però in effetti Pop Ned... Io pensavo che la chiamassi Chantal, sai, questi nuovi nomi... No. Sarebbe, ma tu ci fai vedere il pane? Come, scusi? No, stavo vedi... dicendo a me se il pane no, è in maturazione, domani ve lo faccio vedere. Devi sapere, Michele, che Saverio, che è la voce che se ascolti, è un grandissimo pizzaiolo, e fornaio, e fa un sacco di cose buone. Magari poi te le spediamo quando finisce tutto questo. No, Saverio! Sì. Vedi che la materia è il forno, io ce l'ho. Allora, appena finisce facci tutto... Facciamo una riunione, tipo quella che hai fatto fare a Trump, insieme... Sì, facciamo che pezzi, capito? Per gli amici, capito? Bisogna farle queste cose. È giusto. Faremo una bella reunion, tutti insieme. Allora, ragazzi, noi ovviamente chiediamo a tutti quelli che ci stanno seguendo di scrivere qualsiasi cosa, quello che state sentendo, cosa state facendo, che canzone vorreste sentire... perché è il modo per rendervi partecipi di questa serata. Andiamo avanti, ritocca a Luigia che si beve il suo. Ma sì, dai, vuoi favorire? Vai, tocca a te. Allora, io voglio fare un tuffo nel passato, resto sempre nella musica italiana, e vorrei vedere la stella che batte le mani a tempo. Io voglio mangiare proprio... loro, noi che ci piace questa musica intramontabile, e voglio fare un pezzo di Marina Rei, Primavera, che è arrivata? Non è arrivata? Boh, chi lo sa. Sabato mattina ancora sponda, e allora ormai finita la mia mente, una settimana intera oggi lo vedrò. Come mi manca, giuro, non lo lascerò. Un'uscita con l'amica, i tattivi, o lettere nascoste di segreti. E agli appuntamenti alle quattro sotto il bar, con il motorino fino al centro di città. Sì, respiriamo l'aria e ridiamo aspettando Primavera. Siamo come fiori prima che adesso la primavera. Ci sentiamo prigionieri della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Si respiriamo nuovi amori aspettando che sia primavera. Con mano nella mano a camminare, occhi nei tuoi occhi, amore, con i grandi sopra i muri disegnati, con i nostri nomi scritti innamorati, domani ti promesse fate insieme, e dai che stai per ti chiamerai.
non ripeterci dove tanto non si sa. Stesso posto, stessa ora, centro di città. Solo respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, dai, na. Non siamo come i fiori prima di vedere scendere la primavera. Dai, dai, na. Oh, respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, dai, dai. Non siamo come fiori prima di vedere sole la primavera. Dai, dai, dai. Ci sentiamo prigioniere della nostra età, con i cuori in catene di felicità. Sì, respiriamo nuovi amori, aspettando che sia primavera. Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera. Dai, 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 siamo come fiori prima di vedere il sole la primavera. Dai, 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 tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi non mi lascerai, io non ti lascerò. Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Tu dimmi che mi vuoi ancora, dimmi che mi vuoi. Bravissima, bravissima Luigia. Allora, brava, brava Luigia. Qui io qui c'è un caso, perché praticamente c'è una tua zia che si chiama Anna che scrive sono sul tavolo per ascoltare te. Starà ballando sul tavolo forse, non lo so. Non l'ha scritto, lo sta facendo realmente, sta battendo anche le mani. È capace questa tua zia di ballare sul tavolo, sì. Poi, Michele Russo saluta Luigia, saluta, dice che Michele è il suo idolo, saluta Angela e Davide, saluta tutti. Domenico scrive, Luigia Iatka primavera, qua è tornato l'inverno. Capito bene, immagino che sia pennella, giusto? Il fuoco dell'inverno. Sì, poi... Poi dopo vi scrivono, Sabrina Armillotta scrive, Luigia mi ricorda la Chopin. Già. Poi c'è Diego Trotta che saluta tutti, dice Efes quanti cuori per Gigia. Grazie. Buonasera a tutti, però molti vogliono ascoltare ovviamente Michele, perché scrivono Michele sei il mio idolo, Michele dici qualcosa, Michele canta una stessa. Una bella stessa tutto insieme, ma stessa vuol dire? Tizia, leggevo che qualcuno ha scritto la tarantella salverà il mondo. Bravo. Esatto. Pure Mario Tozzi ti ha detto, faccio una bella tarantella. Io chiedo a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento, oltre a condividere sul proprio profilo la diretta, perché così che ne vedano, la possono vedere altre, anche di commentare, ovviamente. Michele, così di una cosa. Tu ci racconti sempre tramite il tuo profilo della tua attività che tu sei un pastore, hai voluto fare il pastore, giusto? Come si svolge la tua giornata? Tiziano, abbiamo perso l'audio, abbiamo perso il tuo audio. Aspetta che non ho sentito niente. Ti siamo curiosi di sapere la tua giornata lavorativa, a che ora inizia, come si svolge, cosa fai durante la giornata? Allora, diciamo che dipende dal periodo dell'anno in cui ci troviamo. Adesso inizia molto presto. Tipo per che ora? È tipo per le 5, 5 e mezza inizia la giornata. Quindi vai dai tuoi animali, tu hai sia sì, mucche che... Adesso è primavera e stanno partorendo le mucche, quindi diciamo che siamo impegnati dalla mattina fino alla sera. Wow, allora io vivo sempre nei boschi, sempre in foresta umbra, capì? Controlliamo gli animali quando partoriscono, poi ci facciamo un scavato per noi, e insomma. Beh, certo. Certo. Quando allora Michele, alla ma botte, diciamo, alla conserva un alla botte di mezzogiorno ci facciamo un penecut, perché no, poi capite
Tu metti la mattina, a mezzogiorno, ovviamente. Michele, ricordati che Marombu che scavato in zimbro dopo tutta la pandemia, quindi dopo Però tu la fai pezzo. non ci stanno problemi. Allora, Michele scrive: Domenico Esposto, che aspettiamo a te. Poi scrivono: Nicola Totaro, Michele, la serata è ancora lunga, credo. Una bella tarantella, come già hai detto, e poi una rodianella all'us di Carpino. Eh sì, Una cosa che... allora ne posso fare anche un'altra dopo. Allora ti spiego, Spifa, Madrazia fotocamera. Mi sente? Certo che ti sento. Allora io suono anche nei Cantori di Carpino, un gruppo Un gruppo storico. storico. Quindi magari la prossima posso dedicare anche una canzone ai Cantori di Carpino, non che è il gruppo in cui suono. Nei Assolutamente sì. Tu suoni sia la chitarra battente, ma sia la. Ho visto che tu suoni la tamborra. Come si chiama la Aspetta, tamborra? che qua il fatto è complicato. Io la chitarra battente la suono, però non conosco le note. Io conosco solo due accordi che li so fare con le dita, capito? Però di note io non ne conosco. Ah, lo fai a Invece, orecchio, diciamo. sì, me ne vengo anareulo, come si suol dire. Diciamo che sono più specializzato nel tamburello, sì. Oh, bellissimo, perché ho visto che qualche concerto tu suoni il tamburello. Lo sai che anche Luigia suona anche nei Terranima, che è un gruppo Io comunque lo di so, io musica lo so. folk popolare, insomma. Io Papà Bob. lo so. Secondo io vedo, Michele, Bellissimo vedo. sentire. Vedo Aspetta che che... non ho sentito. Luigia, Ho ripeti. detto che per me è un piacere ascoltare questa musica stasera. Immagino, ho Ah, la visto. ringrazio. Michele, io ho notato che rispetto a noi qui, che siamo di Manfredonia, seguendo le tue storie, vedo che voi spesso, anche la sera, stando con gli amici, suonate la musica popolare, anche così tra di Sì, voi, magari quando siete a tavola. è la mia, diciamo che noi giovani di Monte Sant'Angelo abbiamo riscoperto la bellezza della tarantella, diciamo, dell'arte antica, all'uso antico. Ecco, quando dicono all'uso, per noi vuol dire all'uso antico, vuol dire all'uso Certo. antico non ha un significato specifico, non si può Come dire, bisogna facevano provare. i nostri predecessori. Allora, Michele, Esatto. qui tutti ti vogliono sentire cantare, perché anche Francesco Saracino scrive: non si aspetta altro che Vai, Usculer. sì, è Quindi, vero, l'usculera. facete cantare a Be Michele. Va, Michele, tocca a Ma è te. mo la mafena Andiamo. tu. Sì. Vai. Mamma. Aspetta che qua io non andando so tecnologico. Aspetta un attimo. Ma lo dite? Sì, Sì, ti Michele, vai. vediamo. Questa introduzione la dedico proprio ai miei amici di Monte Sant'Angelo. Bravo. Sabato Santo e che maggior la Pasqua. E mille di questi giorni in casa vostra. E falli maccarun e falli tust per l'acqua calda e c'ha muto la pasta. Se anche
che da maggi te gli fa che gli ero un lupisciatore e a fai a che ho pesciato Mi fatto per Zambit, sonna de porca, ma lei mi saluto, ma lei mi saluto, ma lei mi saluto, come la testa, passai per andando a sposa, passai per andando a sposa, passai per andando a sposa, fece la tomba, ma che c'è rama la quiz, ma che c'è rama la quiz, ma che c'è rama la quiz, ma la pazza l'alta, pesce appena ciampa a terra, la cappuccia dava a terra, arriveta l'aria nuova, ce ne scelgo ciocciata, curru curru don bambino, le ne fermava, la progetta da da dava, devo ciocciata, la progetta da da dava, devo ciocciata, la mamma la zita mia, me l'ha detto tanca a me, se ti metto la figlia a me, non mi assicurava, e io ce le dite, vieni capito, ma passa per te. La pazza, grandissimo, Michele Alonso proprio. Oh, bravo. Ma giustamente come ha scritto una persona, ha scritto, aspetta che non lo trovo, che questa è poesia, hanno scritto che questa è poesia. Sindiche Mosca, va Michele, Michele Gennaro Crisomolo, Sindiche Mosca, va Michele, Giovanni Piemontese, bellissimo. Poi ovviamente qualcuno dice, Antonio Talamo scrive, Usculere è un poeta, scrivo. Pasquale Palena, per me può andare a Sanremo. Sì, Tiziano leggeva anche un altro messaggio di Antonio Talamo. No, ha detto, mi fai sentire a casa nonostante i 700 chilometri. Bello, bello, bello. Allora, poi scrivono, ovviamente c'è Antonio Moreno Bicelli che scrive, Tiziano, vogliamo vederti ballare con Rossella, adesso sta facendo i peperoni ripieni, quindi non può finire. Poi Francesco ti scrive, beh Michele, siamo fieri di te, Giuseppe Guerra, vai maestro col cuore, poi alcuni vogliono che fai dei pezzi con gli altri che sono qui presenti questa sera. Tiziano, vogliamo salutare tutti gli amici di Monte Sant'Angelo connessi, anche perché ne sono tanti, li vedo nelle connessioni. Un saluto a tutti gli amici di Monte. Io ormai vivo con quelli di Monte, a Parma sono tutti mondani. Comunque, prima... a Parma, iste che a Monte Sant'Angelo. Davide, tu mi dicevi, mi raccontavi oggi pomeriggio che tu vivi proprio a Parma con dei ragazzi di Monte che producete musica insieme, giusto? Diciamo insieme collaboriamo, loro si chiamano In Offang, però grazie a loro ho conosciuto tutto il mondo di Monte, infatti saluto uno dei tanti, è il fratello di Giampiano D'Arangelo dei Terranima. Ah, ok. Sì, e noi lo chiamiamo Papon. Papon. Allora, sono così, e quindi io saluto tutti i ragazzi di Monte che stanno con me, perché mi mancano tantissimo. Allora, voglio dire, i montanari non solo stanno dappertutto, a tutto vanno, non c'è un paese nel mondo dove non c'è un montanaro. Tant'è che quando abbiamo fatto mi hai alzato, quando gli americani sono andati sulla luna, qui sono arrivati da un montanaro che passa a te, ho detto, ma insomma, ancora un po' tre voci. Avete capito? Ovviamente scrivono anche, Enrico Troiano scrive ovviamente anche da mattinata, ovviamente. Sì, salutiamo non ci tutti i garganici. Non solo, tutta la Puglia, tutta l'Italia, anzi, perché in questo momento abbiamo capito di essere uniti, soprattutto nel momento del bisogno. Bravo, bravo, specialmente Aleggo. Cosa? Ci sono amici di Roma, Aleggo, quindi saluto anche loro. È vero, è vero, è vero, anche da Comacchio scrivono, ovviamente, insomma, ovviamente ne sono tantissimi.
E poi c'è Lino Latore che scrive: Michele, ti portiamo da Barbara D'Urso. Michele, che hai detto? Come? Non ti può, non posso... Un bonus arriva da Barbara D'Urso, va. No, Michele, allora, da piace... Barbara D'Urso deve venire lei da te, Barbara D'Urso, mica tu puoi andare da lì. Sì, no, là non posso andare per farsi delle luci, là troppo luci in po', capite? O ci pillando da solo. Da... Ci sta scrivendo anche Daniela Ciociola, un saluto da Bologna, mi mancate. Poi Alessio Trotta, un saluto da Verona. Vabbè, dai, andiamo avanti. Angela, tocca a te. Tu suoni in un gruppo, Angela, giusto? Che si chiama Idea Band. Che genere di musica fate voi con l'Idea Band? Noi praticamente abbiamo attivato un progetto revival, infatti abbiamo messo su una sezione Fiati, in cui ci sono praticamente Vincenzo Marino e Angelo Riccardo, poi c'è, abbiamo le tastiere con Marco Carmone, il basso Daniele Carmone, la batteria Giovanni Ferrandino e ci sono io alla voce. Facciamo il pop revival, cioè prendiamo tutta la musica italiana del passato e la musica internazionale del passato e la ritrasformiamo in una chiave un po' tutta nostra, no? Ma tu collabori anche, sbaglio, con la musica, la scuola di musica, giusto? Sì, infatti saluto tutti i miei colleghi dell'UMPF, sì, esatto. Che non è una parolaccia, ma è l'acronimo di Una Musica Può Fare. Perché esattamente, Davide sì. Già stava pensando male. No, no. Tiziano, vedevo prima che Davide beve solo acqua questa sera. Sì, caro. Vai, Angela. Sì, vai, Angela. Ok, brano di Noemi, Vuoto a perdere, scritto da, ovviamente, Big Vasco. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere. Sono diventata grande, senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo. Che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati. Sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai. Giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più a cercare qualcosa, qualche cosa di più, che alla fine poi ti tocca di pagare. Sono un'altra da me stessa, sono vuota a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Ti dirò come mai giro ancora per strada, vado a fare la spesa, ma non mi fermo più mentre vado a cercare quello che non c'è più. Perché il tempo ha cambiato le persone.
non mi fermo più, mentre vado a cercare quello che non c'è più, perché il tempo ha cambiato le persone. Sono un'altra da me stessa, sono vuota a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene. Vai! Grandissima, grandissima Angela. Ti scrivono Antonio Talamo, complimenti Angi, bella voce. Pasquale Ferrandino, grazie, bravissima, voce da favola. Poi ti scrivono, non so se è, una, se è vero, è una presa in giro, ti scrivono Giovanni Riccardo, scrive Angi, sei l'orgoglio del centro diurno, non lo so, forse... Sì, sì, sono i miei colleghi della cooperativa Santa Chiara, a cui mando un grande bacio, mi mancano immensamente. Un bacione, grazie, grazie poi, Giovanni. Viviana Barreca scrive un saluto a tutti ragazzi, Ciociolina ti dà un cuore, Viviana Barreca. Poi scrivono vorrei sentire un duetto musicale di no, musica e di resto scompare di Elettra Lamborghini, Michele Bottali lo scrive, vediamo se qualcuno poi la può, lo può. Ah, ci siamo. Poi c'è Nicola Totaro, che penso che sia per Michele, che scrive una rodianella di Carpino. Michele, ti spieghi che cos'è la rodianella? È per Luigia. Allora, scusa. La rodianella è un po' di accordo. Ma c'è petto dolce, c'è petto dolce, cioè non è una cosa che non si può dire. No, no, ehi, noi non usiamo termini scurrili in televisione qua. No. Praticamente, la rodianella è un tipo di accordo per la chitarra. Ad esempio, tu metti a me, no? Che non conosco le note. Allora, per capire l'accordo, diciamo, facciamo a rudianella, e so che è quel tipo di accordo. Oppure facciamo a mundanere, e so che è quel tipo di accordo. La vestesen, so che è quel... Quindi ogni accordo è un giro di accordi. È un giro esatto. Oh, comunque, perfetto, Tiziano, perfetto. Io dopo una proposta per Michele. Dobbiamo fare il video tutorial, ci deve mandare un video tutorial del pancotto, da pubblicare poi... Bravo. Sul no. Sipontino.net, quindi in questi giorni quando fai il pancotto facci un video che lo pubblichiamo online. Lo pubblichiamo. Poi... Vabbè, basta facimi pezzo sempre. Faccio sempre quello. Poi c'è qualcuno che scrive, vorrei Usculera versione Achille Lauro, scrivono. Ma musicalmente o anche diciamo a livello proprio di abiti? Di costume. Vogliono che lui si toglie la camicia e fa tipo quella. Allora a livello proprio ok, allora il personaggio, no, il Lauro, diglielo che è il Lauro nel pane cotto, non tanto ci va bene il Lauro. La Lauro, vai, allora tocca a Davide, giusto? Tocca a me? Ok, sì, Davide. Questo non è un pezzo rap, no? No, questo è il prossimo pezzo che sto per far uscire, però per problemi di che sto a casa non riesco a finire le ultime cose. Questo pezzo nasce dall'idea di scrivere qualcosa che sia in riferimento a una cosa che viviamo io e gli amici miei, il mio gruppo, che lo chiamo XY in questo momento. Okay. E quindi il beat ha avuto una mano da loro, il pezzo è un'elettronica anni 80, quindi mo dovete ballare. Ora noi siamo pronti. Io vado. Vai. Perché poi la musica è bella tutta, quindi... Certo. Ovviamente da casa su con le mani. È tempo di andare via,
fermarsi ancora non vale. Pensare il tempo è già andato, ma ora dov'è? Dov'è? È tempo di fare, buttarsi giù sai fa male, ma intanto gli altri ti aspettano e sono le tre, le tre. E io dai, qui non restare, e io dai, non aspettare, ti vengo qui a prendere, sono le tre, le tre. Discorsi stupidi, solite idee, dilemmi inutili, domande fragili. Discorsi stupidi, solite idee, scelte sbagliate e risposte errate. Come mai non è poi facile adattarsi, chiudersi dentro con se stessi, ma farsi a pezzi verso gli altri, tra mille dilemmi, quando mai siamo riusciti ad incontrarci, tra i passi falsi è bello starci, pensando a quando rivederci, io sorrido i miei difetti, e io dai, qui non restare, e io dai, non aspettare, ti vengo qui a prendere, sono le tre, le tre. Discorsi stupidi, soliti idee, dilemmi inutili, domande fragili. Discorsi stupidi, soliti idee, scelte sbagliate, risposte errate. Grazie. Grandissimo, vai. Grandissimo. Tiziano ha detto che miriade di messaggi anche per Davide. Ma sempre tantissimi, tra l'altro un sacco di donne per Davide ovviamente, ma lo sapevamo, e tra l'altro stanno arrivando i pullman di donne da... No, possono stare dove voglio. Ovviamente Tiziano, i pullman sono vuoti di questo periodo, quindi sono, arrivano solo solo i pullman. Va bene. Allora, ti scrivono, quando è partita la canzone sembrava la musica quella di Professione di Vacanze di Jerry Calà, quei telefoni, i film di... Sì, è vero, ha una bella zampata anni 90. A me ricordava a tratti anche un pochino la Rettore, no? Splendido, splendido all'inizio. Infatti hanno scritto People from Ibiza, poi scrivono hai capito a Marco Lauriola, sulle mani. Guarda, Marco Lauriola è l'amico mio. Okay. Poi scrivono ci voleva il movimento di Anna Egidio su questo beat. Posso fare io se volete, eh? Poi scrivono, ovviamente scrivono un siu bianco-nero per Davide, Aldo Mucettola. Poi scrivono Ellispano, scrive Angela Martina Ciocio, la stai saltando sul letto? Capito? Poi, vabbè, poi... sul tavolo. E poi c'è qualcuno che scrive Pasquale Palena, scrive Michele mostra il tatuaggio. Oh, che tatuaggio. che perché danno sti giovani. Il tatuaggio. No, allora, lo sai perché dicono così? Dimmi. Perché praticamente io sul petto mi sono tatuato le quattro cose più importanti della mia vita. Uso un book. Mo, stiamo qua. La prima in assoluto, che è la vacca podolica. Uè, Jesus Christ, non me lo manetto. Quindi, la vacca podolica, il marchio della mia famiglia, diciamo il marchio, la TM, sì. Cioè che è il simbolo della mia famiglia, poi
Monte Sant'Angelo, perché è una pazzia per niente. Certo, il E cuore. l'ultimo che è il tamburello. Io praticamente ho fatto questo disegno in un pomeriggio dietro le bovine e poi sono uscito da un tatuatore e gli ho detto: senti, tu mi fai questo tatuaggio qua. Ho detto: ma sei sicuro? E ho detto: sì. È uscito il tatuaggio. Ma non si può vedere, penso, Sì, no, giusto? da qua si vede. Veramente lo posso far vedere? Se è una zona del corpo mostrabile, Qua, sì. qua. Certo, lo puoi far vedere. Ah, però Certo. non è che mi ha fatto veramente come Achille Lauro. Quando ho detto a pazzi, io così. Ah, a noi ci piace la frondulaur. Tra l'altro, cioè, vediamo. Wow, bellissimo. Quindi Quindi è un disegno che hai fatto tu sei un questo. artista a 360 gradi. Poi scrivono, c'è cioè Daniele Pompilio che scrive: Michele, non ci conosciamo, ma ci ha fatto una bella mangete. Un abbraccio a tutti. E poi scrivono, c'è cioè Matteo Trotta che scrive Davide, con tutta l'acqua che hai bevuto, mica hai bisogno di pappagallo. Ah? Hanno detto che hai bevuto molto acqua, quindi non è che hai Sì, bisogno di va bene. un saluto a Allora, Matteo Trotta. Ciao Matteo, un abbraccio virtuale ovviamente. qui è diventato anche il mercatino dell'usato, c'è uno che vende perché si sa che in questo periodo il lievito non si Tiziano, trova. prometto a tutti che farò un mini tutorial per il lievito madre, quindi in questi giorni, Bravi. perché non ci deve essere speculazione in questo periodo. Quindi il lievito Bravo. non ci serve. Allora, l'ultimo giro di valzer ricomincia. Hai Luigi. detto bene, Walzer. Sono arrabbiato. Vai, tocca a te. Allora, per concludere, dicono che fuori faccia freddo. Noi ce la cantiamo nel frattempo. Non sappiamo, ma ce la cantiamo. Voglio vedervi tutti ballare, facile. Quando il sole stanco a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. Adesso scende con le sue mani presso di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse ora ti chiamerei. Così è la vita, senza l'amore, e sono un albero che foglie, non ha più un senso il vento, un vento freddo, come le foglie, le speranze, butta giù, ma questa vita cos'è se manchi tu? Mi sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si scontrò già un che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze, butta giù, ma questa vita cos'è se manchi tu? Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che le foglie non ha più. Butta giù,
Bravissima, Luigia. Bravissima. Luigia, allora c'è un piccolo problema perché ci ha chiamato la tua vicina e hanno detto che stai dando fastidio. ha detto ma ne capoti, a senda a voi, ha detto così la tua vicina. scherzo. Poi ovviamente ti prendono in giro le tue amiche, c'è qualcuno dice il tuo microfono è top. Dico che cosa usavi come microfono? Un evidenziatore. Ok, benissimo. Poi la sensualità di Luigi e Elenia Ciociola con il feltrello colorato in mano, scrivono. È questo. Poi, mi sto muovendo tutta. E poi c'è Checco Riccio che scrivono, ma che fatelo un bucchiere di vino, se no non butto ship qui di cop. Scrivono così. È giusto. No, da qui di cop piace sempre. Bravo. L'abbiamo visto cambiare. Sei passato dal vino all'acqua, Michele, che è successo? Perché mo mi ringrescia ad andare in camera e in sala di nuovo a prendere il vino, allora non bevo l'acqua. Allora, la persona, l'uomo si deve saper adattare in tutte le situazioni, purtroppo, capito? Non è che uno a forza win, ma fai pure una cosa che pensi. Quando tu dici stick up, che cosa intendi? Sì, cosa intendi? Allora, diciamo che qua questo è un discorso complesso. Le coppe, sì, le colline, le diciamo colline, le montagne. Però non so colline, ve lo dico, sono belli colline della foresta umbra, capito? Sì, ho capito. E io sto là tutti i giorni con le mucche, perciò dico andassi coppe, perché là sto, nelle coppe. Certo, bravo, hai ragione. Allora, siccome qua ci sono molti che dicono facite che andiamo bene, Michele. C'è, cioè, ad esempio, c'è il tuo più grande fan che è Francesco Saracino. Facete che andiamo, che Michele, tocca a te. Vai, Michele. A disposizione. Allora, come ho detto prima, adesso faccio un pezzo di Carpino che comunque ha segnato la storia della tarantella e dei sonetti garganici. Nonché io sono il tamburellista appunto di quel gruppo. Cioè, non è che sono uno terra-terra, per dire, va. Certo. Una cosa... Diciamo, una via di mezzo. Una via di mezzo. Vai. E siccome l'ultimo brano, vi saluto all'uso, con tanti baciamenti, baciamani e baciapille, noi salutiamo questo pubblico gentile. Ma dopo questa curiosa strapazzata, pare proprio la fine arrivata. Ma prima che noi ci avvimmo la sei, una tarantella mo ci amma fede. La camera dura e tu parla, ma se bella tu non ci vai innamorare non mi faci, ma se bella tu non ci vai innamorare non mi faci. Se vuoi maccarone di farina in giro sta, e se vuoi maccarone te li mangia uno a uno, se vuoi strascianeta te li mangia papoli. Li femmina da mondo, li femmina da mondo,
li fermano da mondo che li scappano i punti, ora è nante una trete forne a cavalli pre, e li fermano da vic, li fermano da vic, li fermano da vic, sapete cosa diciamo a ric, e li mettono all'usole, fanno scini con la forza, li fermano da carpi, li fermano da carpi, li fermano da carpi, no. Ma ci viene la ricotta, ma ci va a crescere, ma non. E li fermano da cagnare, li fermano da cagnare, li fermano da cagnare, quando li vita sta usando. Casa poca da fucito, c'è che non la ci fa fucito. Li fermano San Giovanni, li fermano San Giovanni, li fermano San Giovanni, c'è una cosa a mentalia. Quando arriva futura stella, danno il pisse e solo un dito. Li fermano da rode, sono il cuore, scola bro. E li fermano da scodella, da una valle, basta. Li fermano da scodella, da una valle. Li femmina da San Marco, le femmina da San Marco, le femmina da San Marco, sono cosa genio, e non usava la puta allontana, mamma nata. Grandissimo Michele, davvero, io, davvero grande. Io penso che a tutti i garganici, quando sentono questi ritmi, si apre il cuore, non so perché, ma penso sia, non succede solo a me, ma succede a tutti. Sono allora, distivo. Scusatemi, vai. Un'ultima cosa che voglio dire prima di andare via, perché ci ammaci pure a cuque, perché domani mi devo svegliare molto presto, certo. Perché devo andare al lavoro. Volevo dire che non sono l'unico che lavora in questo periodo di quarantena. Giustamente io ho le mucche e lavoro. Però volevo dare un forte abbraccio. Diciamo che stasera ho cantato anche per loro, anche per altra gente che lavora durante la quarantena, che sono i dottori, i medici, gli infermieri e tutta la gente che comunque bravissimo. Si mette a disposizione, a servizio in questa brutta tragedia che ci sta capitando. Quindi un forte abbraccio a tutti. Davvero, voi siete degli eroi. Alt Gaillet, Inzon Nishun, io posso essere l'eroe delle mie mucche, ma voi siete i nostri eroi. Davvero un forte abbraccio e un ringraziamento speciale. Ricordiamo a tutti Michele, che la nostra parte la possiamo fare restando a casa. Anche perché ci sono dottori, infermieri che rischiano la vita per noi, quindi noi dobbiamo restare a casa e fare la nostra parte. Ognuno farà la sua parte a suo modo. Grazie Michele, grande, grande, davvero. Michele, ti scrivono in tantissimi, Raffaella Lauriola, sei uno spettacolo, Davide Dado Lombardi, mamma mia, con un cuore grandissimo, Vittoria Gabriele scrive, meraviglioso, poi ti scrivono, in questo momento ci volevi tu, Tiziana, Nicola Toto, bravo, Mbemeche, Checco Riccio, Mbemeche, Stu Virus, Fred e Fame, Fabio Rucker, grandissimo, allora, una barriga, bravo. Comunque, volevo dire una cosa anche ai bimbi, ai giovani, diciamo, perché me lo tengo un crustiere, ai giovani. Ma non è che dici, siete chiusi in casa, sta sempre un bacio di telefono, bacio di computer, con la tecnologia, cioè, dici, ci sono tante cose che uno in casa può fare. Pigliatevi una chitarra, imparatevi a suonare, facetevi una ciuqueta a carte, non lo so. Le femminucce, imparatevi a cucinare, imparatevi a fare un pene, un mustacciolo. Upena cucina. Ha capito? Bravo, diciamo, bravo. Usate questo tempo anche per fare delle cose belle, perché questo è un periodo che non ci scorderemo mai. E che ne sai che un domani uno può dire, ai nostri figli, ai nostri nipoti, io durante la quarantena mi sono imparato a fare un pene, mi sono imparato a fare la pezza, o no? Bravo, bravo, è vero, bravo. È giusto. Allora, Michele, resta ancora un po' con noi, tanto ci sono solo due canzoni ancora e poi abbiamo finito per tutti. Allora, tocca ad Angela. Angela, ti hanno salutato in tantissimi anche prima, in tanti. Luigi Chiarista, ciao Angie, ti saluta. E poi ciao, anche Luigi. Altri che prima ti hanno scritto. Tocca a te, Angela. Ok. Questa la dedico a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro che sono in diretta con noi, a tutti gli amici vicini, a tutti gli amici lontani. Quindi mando un grande abbraccio a tutti quanti. E ovviamente ai miei quattro colleghi di diretta e a voi che siete in regia per questa magnifica serata. Dedicato.
suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, ed anche per me. A chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce, non si butta giù. Ai miei pensieri, a come ero ieri ed anche per me. Hey! Mica finire qui, manca giusto un'emozione, dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri, ed anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri, ed anche per me. Dedicata a tutti voi che siete in diretta con noi. Grandissima, grandissima. Bravissima. Grazie per la dedica, grazie. Ti scrivo Pasquale, con la tua voce emozioni tutti, bravi. Giuseppe Ciociola, bravissima. Giovanni Riccardo ci scrive: abbiamo passato una bellissima serata con voi, grazie mille. E ora, grazie. Per concludere, abbiamo Davide. Tiziano, ricordo che poi rimaniamo in linea per i saluti finali per gli altri. Certo, bravo, ok. Vai Davide. Tiziano, io mi prendo questo minuto di serietà perché questo pezzo l'ho scritto qualche mese fa, è una dedica che mio nonno, inventato da me ovviamente, è una lettera che mio nonno scrive a mia nonna che non è stata bene, che è da un mese non c'è più. Quindi ho scritto proprio una lettera in dialetto, un valzer, come piaceva a mio nonno. Quindi non l'ho mai fatto, è la prima volta e ci tenevo a farlo perché domani fa un mese, mia nonna, che finalmente è con mia nonna e con mio nonno, e quindi ci tengo a farla. Vai. Bravo, vai. Siamo con te. Yeah. Cara Sabim, sento peste senza di te. Poi sembra tutta una tempesta se penso che cercavo scritto un pretesto per poter parlare. Tu sono l'ultima valzer, vieni via con me e vieni via con me. Yeah. Cara Sabim, sento perso, da tormento svogliarmi senza te non giusto verso. Trovo un senso che ancora penso a tutto cu tutto in bagaglio sono stato a fianco. E ancora non mi stanco e tengo l'anima vacante. Te vado canto firme che mi circa in dasti sugna. Te sento tu macconti, vote che mi fatti urni, vote che non darò turdi, vote che non te ne scurdo. Tu guardi da qui tu che ancora un cuore me la funa. Qua c'è messa tanta bombare sta per sarmonica. N'accordo alla maniera con nessuno malangone che mo, lasciando un balzer come sotto
sottofondo, cambiando accordo, immagino un sorriso sul tuo volto. Solo una lettera, ma ho perso troppo tempo. Il tempo, sai, per dirti tutto ciò che non ho detto, sai. Adesso è troppo facile per dirti che ti amo. Accendi quella radio, cara Sabim, send the best, senza da te. Poi sembra tutta una tempesta, se penso che cercavo scritto in un pretesto per poter parlare. Se sono l'ultimo valzer, vieni via con me. Cara Sabim, send the best, senza da te. Poi sembra tutta una tempesta, se penso che cercavo scritto in un pretesto per poter parlare. Se sono l'ultimo valzer, vieni via con me. E tanto stai con guardia qua a guardarti da lontana. Concedimi sto ballo, affirma sta mena. Dimentica sti giorni dove il sole non tramonta. Racconterai ai nipoti che l'amore ancora conta. Che il tempo scorre in fretta e non butto turno in drato. Accunda le cababbo stai in tu cuore da chi vede. Che passa dopo passa stai a fianco. De cella d'Angelina e Gian, cucora affranta. Qui siamo tutti alla ricerca del sorriso. Io che nell'aldilà poi l'ho capito. Per le mie figlie ho scelto sempre il sacrificio, mai fallito, ho costruito ciò che adesso mi ha arricchito e gioito. Solo una lettera, ma ho perso troppo tempo. Il tempo, sai, per dirti tutto ciò che non ho detto, sai. Adesso è troppo facile per dirti che ti amo. Non spegnere la radio, cara Sabim, send the best, senza te. Poi sembra tutta una tempesta, se penso che cercavo scritto in un pretesto per poter parlare. Tu sono l'ultimo valzer, vieni via con me. Cara Sabim, sento perso senza da te. Poi sembra tutta una tempesta, se penso che cercavo scritto in un pretesto per poter parlare. Tu sono l'ultimo valzer, vieni via con me. E vieni via con me. Grazie di tutto. Bella, bella. Grandissimo, davvero. Come scrive Diego Dramazio, tanta roba. Grazie, grazie. La cosa bella della musica è che riesce a regalare emozioni, a trasmettere emozioni a chi l'ascolta, e ci hai trasmesso davvero una bella emozione, grande davvero. A me è un piacere che prima mi avete detto di fare un pezzo con Michele. Io, tanti mi dicono perché scrivi in dialetto, non ti capiscono. Mi capisco io, il messaggio è il mio. Se arriva il mio messaggio, arriva in tutte le lingue. Il dialetto è importante. Come ascoltate l'americano, come ascoltate gli slang americani, è importante l'italiano. Il dialetto è tutto il messaggio, basta che arriva, basta che parla di te. Ti assicuro che questo messaggio è arrivato a molti, addirittura Alessandra Dragotti ti scriva l'Amnor, poeta moderno, siamo tutti alla ricerca di un sorriso, bravissimo, questa me la passi, la devo riascoltare. Brividi, poi Lorenzo Mugo, good vibes. Quindi è arrivato il messaggio, Davide. Sono contento. Grazie. Allora, io vorrei che salutare tutte e quattro, ognuno di voi può fare una chiusura finale, insomma un saluto a chi vuole, iniziamo lui, da Luigia. E poi a scalare, come siamo andati tutta la serata a scalare. Anna Miucci, che è stata qui con noi la settimana scorsa, ha detto complimenti a tutti e grazie per la compagnia. Michele, sei la genuinità e la semplicità che manca ai ragazzi di oggi. E quindi, insomma, partiamo con Luigia per i saluti finali, così a ruota poi salutiamo tutti. Allora, che dirvi? Per me è stato bellissimo, è stato un onore stare qui stasera con voi, cantare e chiacchierare qui con voi. E quando il video ti ha chiamato stamattina, Tiziano, mi è riempito il cuore, ho detto, stasera sappiamo cosa fare. Stasera abbiamo un appuntamento musicale, che bello. Approfitto anche di questa diretta per salutare tutti gli amici e parenti che non vediamo da giorni, chissà quando li rivedremo, però un bacione forte a tutti coloro che ci sono collegati e un abbraccio virtuale, speriamo di vederci presto. E un abbraccio e un bacio anche a tutti, ad Angela, a Davide, a Michele, che finalmente ho saputo come ti chiami, Fuller, ti seguo. ci riempi di gioia le giornate. E un abbraccio forte a Tiziano e alla voce che la voce guida, a Saverio. Grazie a te, Luigia. Michele, un saluto finale per salutare tutti. Io saluto tutti. No, Michele. Basta. Michele, tu sei. Niente, volevo salutare la mia famiglia, i miei amici, che ho già detto, di Monte Sant'Angelo, di tutto il Gargano.
viva il Gargano, viva le tradizioni, quello che voglio, il messaggio che voglio far passare io ai miei coetanei. Non dobbiamo pensare a scappare da questa terra, ma cerchiamo di creare, di inventarci qualcosa per restare, e questo si può fare con l'aiuto anche delle tradizioni, cioè prendere dal passato per andare al futuro. Viva le tradizioni e viva la vacca Podolg! E un penecutto soprattutto! Un bacio a Grazie. tutti! Allora, io adesso questo l'ho detto anche agli Michela, altri possiamo cantanti che in lanciare queste l'hashtag Il pancotto salverà il mondo. Bravo, bravo, sicuramente. E tra l'altro io l'ho detto anche le altre settimane, quando finirà tutto, io spero davvero di riaver tutti in una serata che magari il Sipontino può farsi promotore per organizzare con tutti voi. E vi prometto che ci sarà uno stand per la pizza e uno stand per Upenucut. Quindi, A comunque, disposizione. quando finirà tutto, ci incontreremo e faremo una grande festa tutti insieme. Allora, Angela, salutami. quando ci tratta di mangiare beve, a disposizione. Però se ci state a far dire, lasciate perdere perché sono molto impegnato. ma Mi da candè, raccomando. non devi solo mangiare, da pure candè. Vabbè, Allora. quello è incluso nel prezzo, capito? Quello Vai, allora, vai Angela, un saluto finale anche da parte tua. sì, io saluto tutta la mia famiglia, tutti i miei amici vicini e lontani che mi seguono, ci hanno seguito da Roma, da Cantù, da Milano, ovunque, un po' sparsi in tutta l'Italia. Siamo riusciti a rendere unito un grande paese. Dobbiamo continuare così e mi raccomando, dobbiamo rispettare le regole e restare a casa. Questa è stata l'ora e mezza, vi dico, la serata più bella dall'inizio della quarantena. Quindi vi ringrazio di cuore per aver pensato a me e per avermi fatto condividere questa serata con dei grandissimi artisti, di cui io mi complimento tantissimo con voi, siete stati meravigliosi. Michele, sei fantastico. Davide, ho scoperto in te davvero un poeta, mi unisco al commento. Luigia, io e te ci conosciamo e sei meravigliosa come sempre. E inoltre saluto con un bacio infinito i miei colleghi UMPF, i miei colleghi che si prodigano della cooperativa Santa Chiara, chi continua a lavorare e chi purtroppo non lo sta facendo. E un bacio a voi in regia. Grazie a Grazie tutti. a te. Ovviamente un bacione lo do e di cuore agli Idea. Grazie. Brava. Io volevo Tiziano. ricordare due cose volevo ricordare, Saverio, un secondo. Sì. Volevo ricordare che noi in queste sere stiamo cercando tutte le sere di fare compagnia a tutti e quindi domani faremo un ulteriore speciale coronavirus sempre per le 20, 20 e 30. Avremo anche diversi aggiornamenti sullo stato della situazione di questo momento critico, focalizzato su Manfredonia e sul Gargano, come facciamo quasi tutte le sere. Avremo anche un'intervista di Matteo Palumbo al sindaco di Lucera, Tutolo, che ha fatto discutere molto di sé per la sua verve, il suo modo di parlare, quindi avremo una grande intervista. E poi ricordo una cosa molto importante che abbiamo attivato con degli amici, dei ragazzi che studiano ingegneria, che studiano a Parma, Padova, giro per l'Italia, una raccolta fondi su GoFundMe per l'ospedale. Noi l'abbiamo fatto per l'ospedale di Manfredonia, però sappiamo che ce ne sono tanti altri anche per l'ospedale di San Giovanni, per l'ospedale di Foggia. In questo momento hanno bisogno anche proprio di dispositivi medici che con difficoltà si reperiscono. Quindi oggi abbiamo addirittura fatto la prima consegna di materiale all'ospedale di Manfredonia grazie a questa raccolta fondi. Quindi continuate a cercare se potete a donare. Sì, Tiziano, volevo leggere un Addirittura adesso. messaggio dopo. Va bene, va. C'era un messaggio di Liberiana Vai, vai, ho finito. Salvemini che dice: Ragazzi, ciao, è bello vedervi. Vi saluto dall'ospedale di Pordenone, fiera di essere manfredoniana. Bravissime, bravissimi. Ci state allietando la corsia. Un saluto a Liberiana. Ciao, Liberiana. Un abbraccio a tutti voi che state Ciao. lavorando e state dando una grossa mano per risollevare l'Italia e noi. Grazie. È vero. E poi c'è ancora Antonio D'Achille che scrive: Vi seguiamo dal Belgio. Ci scrive, quindi noi lo salutiamo e chiudiamo con Davide. Davide, fai un saluto di chiusura. Io ringrazio per questa opportunità perché purtroppo tante volte gli artisti di Manfredonia, i ragazzi di Manfredonia o non escono oppure la possibilità non c'è mai. Quindi prendiamo il lato positivo da tutta questa situazione e spero che anche altri artisti, io voglio ringraziare Torbi perché è un maestro per me sulla musica rap.
su come persona. Ci sono tanti artisti a Manfredonia. Spero un giorno di incontrare anche voi, di fare qualcosa insieme, di iniziare a creare veramente un movimento grande a Manfredonia con la possibilità di muoverci. Estenderei questo pensiero al Gargano, ovviamente, essendoci anche Michele, essendoci anche alcune persone che ci seguono da tutto il Gargano. Però è giusto quello che dici, hai ragione. Sì, purtroppo c'è poca possibilità, però A volte non è mai troppo tardi. sembra quasi che noi ce la cantiamo, noi ce la ascoltiamo. In realtà, forse No, perché pure un altro ragazzo ho letto un commento: dove suoni a Parma? A casa mia suono, dove devo suonare? Sono a casa. Però magari apri le porte di casa tua così possiamo venirti ad ascoltare. Devo fare così. Allora, ragazzi, noi vi salutiamo tutti e vi ringraziamo. Ovviamente vi chiediamo a tutti di condividere la diretta perché se vi è piaciuta, vi chiediamo di condividerla perché non è giusto che il pacco ve lo prendiate solo voi. Tiziano, voglio anche ricordare a tutti che potete mandarci un messaggio. Noi per la prossima puntata, apertura totale per nuovi artisti di Manfredonia, del Gargano. Ovviamente speriamo che questa quarantena duri il minor tempo possibile e di poterci rivedere presto ed abbracciare presto tutti insieme, ma per il momento vi abbracciamo virtualmente, vi auguriamo una buona serata, Buona buon serata a tutti, grazie di proseguimento. cuore, un abbraccio a tutti. Arrivederci. Grazie a voi. Ciao Buona ragazzi, serata. ciao. Ciao. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep. I